è una decisione assolutamente legittima, non stiamo qui a discutere la decisione che di sicuro avranno preso con la consapevolezza di aver sentito tutte le componenti, non dimentichiamoci un Ministero della Salute, un Ministro della Salute, una Commissione Tecnica Scientifico, eccetera, eccetera. Quello che noi puntiamo il dito è perché no nelle Marche e perché sì in altre regioni. Oltretutto avendo a disposizione il Vitisudo Arena che è l'invidia di mezza Europa. Questo ce lo chiediamo, non lo capiamo, lo rispettiamo però e faremo entrare 200 persone come ci ha detto la Regione. I biglietti per i 200 posti disponibili saranno messi in vendita a 50 euro l'uno e saranno acquistabili unicamente online. Abbiamo ritenuto corretto far pagare, tutti noi pagheremo, dal sottoscritto a tutti i nostri grandi consorziati e sponsor che ci sostengono, ma hanno capito il momento, hanno capito che insomma, c'è da stringere, da stringerci un po' tutti quanti intorno a queste problematiche. E come si fa? Si va sul sito della VL, dopodiché si viene rimandati su Viva Ticket e lì c'è tutta la procedura per pagare il biglietto, stamparlo, compilare il modulo di autocertificazione da dare poi e consegnare agli operatori in fase di ingresso. Chiaramente ricordo, ne approfitto per ricordare, mascherina, distanza di un metro, sarà misurata la febbre all'ingresso, insomma tutte quelle procedure che ormai sono diventate comuni e usuali purtroppo per qualsiasi motivo. In conferenza stampa è stata poi presentata la possibilità per i prossimi match di spostarsi a Rimini. È una valutazione che stiamo prendendo in esame, c'è da riflettere molto e da sperare che qualcosa cambi in positivo. Se ciò non dovesse essere e che la Regione continui a non dare certi permessi, mentre invece qui adiacente si possono fare altre cose, chiaramente valuteremo seriamente il trasferimento su Rimini. Coach Repeja ha infine presentato l'incontro di domani che vedrà scendere i biancorossi in campo contro il Trento. Incontriamo un avversario veramente molto forte, una squadra con tantissimi giocatori con grande talento, una squadra che non è partita bene il nostro campionato, ma nello stesso tempo in Eurolega, in Eurocup hanno fatto 3 vittorie. Sicuro una squadra come noi quasi completamente nuova. Giocando in Eurocup e campionato sicuro non c'è tanto tempo per allenamenti e può essere un motivo perché non sono partiti uguale bene il nostro campionato. Noi abbiamo avuto una settimana intera per preparare la partita, siamo riusciti penso a prepararla bene, vediamo domani sera.